Anche questa domenica voglio soffermarmi sulla prima lettura. La terza domenica di Avvento è chiamata Domenica Gaudete, è la domenica della gioia. E questa lettura del profeta Sofonia ci dice perché. E alla fine del brano che leggiamo dice così: Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. E è bellissimo perché spiega quale sia questa salvezza potente di Dio. La salvezza potente di Dio è uno sguardo diverso su di noi che ci rinnova. La salvezza potente di Dio è rivelarci il suo sguardo su di noi e il suo sguardo su di noi è uno sguardo di chi ci ama, è uno sguardo di chi gioisce nel vederci e noi non ci crediamo, noi non lo immaginiamo, cioè noi ci guardiamo e tante volte ci sembra che non vada bene, ci sembra che Dio non possa certo gioire di quello che vede, e invece Dio gioisce e è questo che ti cambia, è questo che ti rinnova, è questo che ti ridà vita, è questo che fa risplendere la pienezza di grazia che c'è in te. Abbiamo festeggiato nei giorni scorsi la festa dell'Immacolata e è bellissimo perché l'angelo chiama Maria piena di grazia, lei già lo è, ma è come se nell'incontro gliela tirasse fuori questa pienezza di grazia, la facesse risplendere e così fa sempre Dio verso di noi, cioè dentro di noi c'è qualcosa di prezioso, lui ce l'ha messo, lo sa benissimo e lui gioisce nel vederlo anche se è ancora nascosto, anche se noi lo vediamo opaco e nel vederlo e noi nello scoprirci visti così, vedendo Dio che gioisce per noi, è come se ce lo tirasse fuori, facesse brillare questo diamante nascosto che c'è dentro di noi. Quando Etty Hillesum, che non spiego più chi è perché l'ho citata 350.000 volte, dice che dentro di noi c'è una sorgente, ma questa sorgente è nascosta da sabbia e sassi, ogni volta va tirata fuori. Dio continua a vederla e Dio gioisce di quella sorgente lì. E il fatto che lui la veda ci aiuta a risintonizzarci con quella sorgente, a ritirarla fuori, a lasciarla scorrere. E così questa è la salvezza di Dio, che ci guarda in un modo diverso e ci fa riscoprire la bellezza che lui sa che c'è in noi e deve solo brillare, deve solo poter essere, venire alla luce. Così vi auguro una buona domenica della gioia e ci rivediamo domenica prossima. Ciao!